appoggio tecnologico dell'associazione che ha fatto l'infrastruttura che permette la trasmissione e l'appoggio logistico dell'amministrazione che ci ha permesso di appoggiarsi alla rete di trasmissione dell'amministrazione comunale. E quindi possiamo andare adesso in streaming, audio video, dal sito www.cameratavecchia.it. Detto ciò, cercherò di essere estremamente sintetico, in modo tale che andiamo al succo della questione. Noi l'altro anno abbiamo lanciato la proposta del comitato promotore del GAL Terre degli Equi. Nel frattempo abbiamo cambiato la nomenclatura del nome e abbiamo ripreso il nome originario, LAG, Local Action Group, che è la formulazione europea del GAL. Perché l'abbiamo cambiato? Perché noi abbiamo vissuto, diciamo, le precedenti esperienze dei GAL che in questo territorio non sono state assolutamente, diciamo, ci hanno avuto parecchie ombre, anche delle luci, però probabilmente le ombre, più ombre che luci. E però, avendo visti da vicino, come, diciamo, come associazione, abbiamo capito anche quali sono stati i limiti del perché ci sono stati dei... Allora, il GAL fondamentalmente è una struttura pubblico-privata che viene istituita a partire dai piani di sviluppo rurale dettati luogo in prima battuta dalla Comunità Europea e poi attuati dalle regioni tramite i PSR. Tecnicamente ti dice che devono avere l'approccio leader. L'approccio leader significa che l'organizzazione deve partire dal basso, cioè sono gli attori locali, in inglese appunto i stakeholder locali, che devono organizzarsi, creare il proprio piano di sviluppo locale, devono individuare i punti di sviluppo che sono peculiari del proprio territorio e sono solo loro li conoscono, cioè solo chi abita in questi territori conosce qual è i problemi e quali sono i limiti dello sviluppo del territorio, e in sinergia con le autorità pubbliche, e quindi il GAL è una struttura pubblico-privata e deve favorire la sinergia fra pubblico e privata, appunto attuano questi piani. È ovvio che questi piani sono piani di sviluppo agricolo, ma non solo, nel senso che possono prevedere anche delle varianti che riguardano il turismo e più in generale la multifunzionalità, che è l'altra parola chiave che la Comunità Europea lancia rispetto allo sviluppo di un'economia agricola. E quindi le pubbliche amministrazioni in generale sono impegnate a creare le infrastrutture che sono comunali e sovracomunali per fare in modo che un'agricoltura multifunzionale si possa sviluppare e creare attività economiche che possano sostenersi, e per questo noi le chiamiamo attività ecosostenibili, cioè sviluppo turistico agricolo ecosostenibile. Perché? Perché ormai il mondo ce lo sta insegnando, l'unica economia che non si sostiene, non è legata al consumo del territorio, al blocco, al consumo dell'aria, della terra, dell'acqua, è appunto un'economia che si sostiene da sola, che non ha impatti nel territorio e che anzi lo valorizza proprio in funzione della sua peculiarità. E noi qui abbiamo tutti gli elementi per poter fare questa cosa, ma questa cosa deve avere una regia sovracomunale, ci devono essere gli attori locali che appunto capiscono la problematica, che capiscono quali sono i problemi economici, che sono quali sono i problemi delle imprese, delle banche e di tutto quello che ruota intorno a questi discorsi, con un approccio dal basso, cioè sono le stesse persone che si organizzano, si mettono insieme, costruiscono il loro piano e appunto lo presentano, cercano di attuarlo in una sinergia appunto sovracomunale di territorio. E noi come associazione abbiamo proposto Terre degli Equi perché secondo il nostro punto di vista le Terre degli Equi sono le antiche terre che caratterizzavano questi territori ancora prima dei Romani. Quindi vuol dire, se volevamo gareggiare a livello di immagine, di storia, la storia qui ce n'è ancora di più rispetto ai Romani. E quindi da questo punto di vista
c'è anche un'immagine da poter trasmettere e valorizzare da questo, su questo versante. Ora il problema è costruire questa strada, perché fino adesso i GAL invece in questo territorio sono stati calati dall'alto. C'è sempre stato un qualche potentato politico che è venuto qua avendo le conoscenze giuste nei vari posti giusti e diceva: ok, potete fare galle, andavano dai vari comuni e ognuno poi alla fine non sapeva che fa, e più o meno aderiva o non aderiva, partecipava o non partecipava, e così è andata fino adesso, perché questa è la realtà delle cose. Anche una spartizione politica. È una spartizione politica. Allora, noi, come piccola associazione di questo territorio, ma che come spesso ci hanno insegnato, agiamo localmente ma pensiamo in maniera globale, noi vediamo questo territorio, lo conosciamo in maniera molto articolata perché ormai abbiamo girato, abbiamo avuto esperienze, siamo confrontati con tante persone. Penso che è giunto il momento e la maturazione necessaria per poter fare un discorso e una proposta di questo genere. Ovviamente, cioè, senza pubblica amministrazione non andiamo da nessuna parte, ma è la stessa pubblica amministrazione che senza di noi non va da nessuna parte. Cioè, noi dobbiamo uscire da questa logica, cioè qui tutti sono utili e nessuno è indispensabile, e questo è il concetto chiave. Cioè, non è che esiste qualcuno che se senza lui non si fa niente, no, tutti dobbiamo correre e pedalare nella stessa direzione, questa è la funzione. E il GAL è un'ottima palestra, almeno noi abbiamo utilizzato quello come strumento, se ne posso anche fare degli altri, però il bello è che chi si va a leggere i dettami della Comunità Europea per la costruzione del GAL scoprirà l'acqua calda, cioè tutte le buone pratiche che sono state attuate anche in altri paesi europei, cito la Danimarca, la Scozia, la Francia, la Spagna, ci stanno le best practices che riguardano appunto territori sottosviluppati che con attori locali intelligenti, con pubbliche amministrazioni intelligenti hanno fatto il loro piano di sviluppo locale, hanno completamente ribaltato il loro sistema economico. E allora, se l'hanno fatto gli altri, perché non lo possiamo fare pure noi? Che cosa ci abbiamo noi di meno degli altri? Bisogna avere la volontà politica da una parte e bisogna rimboccarsi le maniche, cioè qui nessuno adesso deve regala niente, cioè i finanziamenti, su questo proprio è la palissiano, cioè bisogna utilizzarli con oculatezza e intelligenza, e questo, e noi ci candidiamo fondamentalmente a fare questo discorso. Poi non voglio entrare nel merito delle proposte, le abbiamo scritte e noi le stiamo a ripetere un'altra volta, però basta, io lancio un esempio come discorsi, abbiamo già realizzato delle cose, cioè c'è il portale www.teredegliepi.com che lì in qualche maniera già c'è il sistema di prenotazione per gli alberghi, per le bed and breakfast, per gli agriturismi, il sistema di prenotazione per i ristoranti, c'è il sistema di vendita online dei prodotti locali che, data la diciamo, limitazione della produzione dei prodotti locali, la strategia non può essere quella di venderli dentro un supermercato sparso chissà dove. I prodotti locali devono essere venduti nel territorio, perché vendendo nel territorio, insieme ad altre attività che possono essere escursioni, mountain bike, passeggiare a cavallo o iniziative dedicate, si crea quel circolo all'interno del quale la persona che viene qui, che fa la sua escursione, viene a fare la visita al paese Camerata Vecchia, oppure a Subiaco, oppure a Rio Freddo, o a Cervara e così via, se sceglie il paese, magari se fa una settimana in un paese, una settimana in un'altra, e si crea quell'indotto all'interno del quale poi ci sta la produzione agricola che è stata valorizzata tramite appunto il GAL, che appunto vende i propri prodotti alle persone che arrivano. È una filiera, esatto, una filiera estremamente corta che permette economie di valorizzazione e quindi di sussistenza, che di rendita che non è più di sussistenza ma è appunto di economia reale. Ecco, questa è la visione che noi abbiamo su queste cose, e vorremmo che questa visione non sia solo nostra ma sia condivisa con più gente possibile. Ci stiamo sgolando ovviamente da tutte le parti a dire queste cose, speriamo che qualcuno insieme a noi, con noi, noi faremo la nostra parte, ognuno fa la propria, però ecco, si crei questa consapevolezza che questa
per i nostri territori è l'unica strada per uno sviluppo organico e sostenibile per il nostro territorio. Quindi la faccio breve, cercavo di essere il breve possibile, però è complicato riassumere questi concetti. Quindi io adesso darò la parola al sindaco di Camerata Nuova, perché è padrone di casa e quindi mi sembra il minimo, insomma. Io intanto ringrazio Stefano e l'associazione Procamorata per l'occasione che ci offre per questo dibattito e questa riflessione sullo sviluppo ecosostenibile del nostro territorio. È evidente a tutti il disastro, io lo chiamo disastro anche, che hanno compiuto anche le amministrazioni di questi territori nei decenni passati, quando sono affluite una marea di risorse in questi territori. Abbiamo, una volta col presidente della comunità montana, abbiamo fatto il conto di quanti milioni di euro si sono riversati in questa valle, che ha prodotto risultati quasi nulli. Quindi c'è stata anche da parte delle amministrazioni locali una colpa diciamo abbastanza grave, e che si ripercuote anche sulla situazione attuale, anche perché nel frattempo è cambiato il quadro economico. La crisi mette a disposizione di questi territori pochissimi soldi e vanno ancora maggiormente di prima, vanno indicate le priorità e spesi in maniera selettiva e mirata. Io credo che comunque anche tra di noi, tra gli amministratori, poi Giorgio se interviene, il sindaco di Chiofreddo lo dirà, sta cambiando il clima, c'è un clima più collaborativo, un clima che tende a modificare questo stato di cose, anche rispetto alla pubblica amministrazione. Poi noi stiamo lavorando, i sindaci finalmente riescono a incontrarsi, stiamo facendo delle convenzioni, 10 comuni, quindi c'è un clima diverso anche tra gli amministratori. E poi si sta muovendo e stiamo sensibilizzando anche la politica, sia a livello regionale, provinciale e nazionale. Non a caso c'è una proposta dell'onorevole Cristiana Venali, e qui abbiamo un membro della segreteria, che affronta e cerca di dare risposte per le problematiche dei comuni del Lazio sotto i 5.000 abitanti. Quindi c'è una proposta, la numero 83 del settembre del 2013, che comincia a affrontare in sede regionale le problematiche collegate ai piccoli comuni. Parla di premio di insediamento, parla di incentivi alle piccole imprese, di una filiera dei prodotti tipici. Quindi ci sta un movimento anche politico spinto dai sindaci in questa nuova fase, che potrebbe dare dei significati molto forti. C'è anche, noi avevamo avuto una legge regionale che non è stata mai applicata, che risale al 2007, la numero 18 del 2007, che stanziava per questa valle 4 milioni di euro. Questi 4 milioni di euro sono stati cancellati dal bilancio regionale, quindi non è stato dato mai seguito a quella che pure era già una legge della Regione Lazio. Stiamo sensibilizzando i capogruppo e i consiglieri della Regione, e adesso hanno deciso di rifinanziare questa legge con 1 milione di euro all'anno. Quindi adesso nell'assestamento, mi dicono a marzo, ha già individuato il centro di costo, e quindi stanzieranno questo 1 milione per 5 anni, nel periodo che questa giunta starà in carica. Quindi arriveranno questi 4-5 milioni di euro che servono finalizzati allo sviluppo della Valle d'Aragna. Devo far presente però che questo 1 milione di euro viene, se uno va a leggere poi nel dettaglio com'era la legge la numero 18 del 2007, doveva coinvolgere anche le imprese, le associazioni e le imprese private, perché si basa che una certa percentuale di quei soldi vengono messi dallo Stato, dalle regioni, e una parte devono concorrere anche l'imprenditoria privata. È sotto gli occhi di tutti quello che sta succedendo adesso, per esempio, nella provincia di Frosinone, lo dicevo prima a Stefano, 20 milioni di fondi regionali per lo sviluppo di quella struttura che non vengono utilizzati, sono fermi, perché se non riesci a trovare dei partner privati che compensano quella percentuale per mettere in moto quei finanziamenti, rimangono bloccati.
Quindi anche noi ci dobbiamo attivare, perché sennò quel milione che verrà stanziato nella regione Lazio non sarà possibile spendere. È la logica del GAL. È la logica del GAL. Quindi 20 milioni, la provincia di Frosinone è bloccata, 20 milioni disponibili e non riesce a metterla in funzione. E a metà dicembre c'è stata anche un'iniziativa della CGL che è stata fatta alla comunità montana dell'Aniene, erano presenti consiglieri regionali, capigruppo, c'era anche l'onorevole Cristiana Penali e lì si è un po' focalizzato, si è dedicato a slancio a queste iniziative. E io so che la CGL, perché quella iniziativa l'aveva fatta la CGL, sta lavorando a un'intesa di programma tra tutti i soggetti, sta cercando di coordinare, di mettere almeno in sintonia, proprio per arrivare a quel discorso di non disperdere i fondi, interessando sia le imprese, la Confcommercio, le banche e la Confagricoltura. Quindi ci sono anche dei segnali che vanno in un cambiamento di rotta generale, che noi dobbiamo assecondare e dobbiamo continuare a seguire con attenzione. Poi io volevo fare anche il punto su quello che l'amministrazione del Comune di Camerata in questo caso sta facendo, perché proprio in collaborazione anche con le associazioni, noi l'abbiamo detto nel programma, le associazioni del territorio, la Proloco, tutti i soggetti devono concorrere per la propria parte a riscrivere e a riorganizzare lo sviluppo, che può essere solo ecosostenibile. Un turismo che non vada, scusate, sindaco di Cineto, ciao Amedeo, che comunque deve mantenere deve mantenere integro il nostro territorio. L'unico elemento di sviluppo è lo sviluppo che non permette di mangiare il territorio, ma solo la valorizzazione dei prodotti tipici, e noi abbiamo tutte le condizioni per uno sviluppo di questo genere. L'amministrazione comunale ha ricevuto un finanziamento di 165.000 euro per la valorizzazione del percorso tra Madonna delle Grazie e Camerata Vecchia. Già l'associazione aveva fatto un camping internazionale in cui stava mettendo in piedi, quindi le cose possono, una sinergia tra le varie esperienze, tra i vari ruoli, e quindi a breve è stata già fatta la gara d'appalto, quindi dovrebbero iniziare questi lavori. Poi secondo noi un'altra idea che ci sta avvenendo, me l'ha suggerita un po' Giulia, e ora tiro un po' Giulia in ballo, lei è l'assessore all'ambiente del municipio del Comune di Roma, il quinto municipio, anche di Rocca, poi è di Rocca di Botte, quindi ci confrontiamo pure sul lavoro continuamente noi pensiamo anche, insieme alla valorizzazione di Camerata Vecchia, del percorso Madonna dei Grazie, sia necessario anche la valorizzazione di Camposeto. Noi riteniamo che questo elemento possa dare sviluppo a questo territorio. E mi ha suggerito, io poi l'ho presa subito con entusiasmo, andando a vedere come era possibile, l'idea di far nascere a Camposecco un parco avventura ecosostenibile, e già diciamo che abbiamo avuto adesione sia dal punto di vista regionale e sia dal punto di vista del parco, perché questi parchi avventura sono quasi tutti situati all'interno dei parchi regionali, ce ne sono 200 in tutta Italia. Quindi sono delle iniziative turistiche che non vanno a rovinare il territorio, che mantengono integro l'ambiente, ma che offrono tutta una serie di misure collaterali che possono dare sviluppo al territorio. Ne ho parlato con il commissario del parco, ne è entusiasta e ci darà tutto l'aiuto necessario, ma adesso lo formalizzerà proprio per iscritto, con una lettera che lui prende come impegno di aiutare l'amministrazione, in questo caso di Camerata, e in collaborazione con tutti quelli che si mettono in gioco. Io sono sempre, non rivendico il mio ruolo, ma rivendico anche il ruolo delle associazioni, che sono un elemento importante. Più c'è associazionismo, più dal basso, e su questo mi trovo d'accordo, proprio in piena sintonia
con Stefano e con le altre associazioni, deve partire un movimento, perché deve cambiare, questo è un altro problema, la mentalità, perché c'è una mentalità troppo arroccata, non ha permesso, oltre agli errori della politica, uno sviluppo del territorio. Quindi io credo che ci sono adesso, e sta venendo fuori proprio dalle esperienze politiche, poi loro interverranno, una nuova fase per uno sviluppo più ecosostenibile, più convinto di questa zona. Quindi io credo che ognuno per il suo ruolo debba fare la propria parte. Per quanto ci riguarda, noi siamo pienamente consapevoli di questo. Volevo anche un accenno a Stefano, che parlava del GAL. È vero, il GAL è stato un fallimento. Amedeo, poi, se vuoi intervenire su quello, è stato un fallimento perché è stata un'operazione fatta dall'alto e calata sui territori. No, noi proprio pensiamo e noi siamo convinti, io l'ho detto anche nella relazione programmatica, le cose vanno costruite dal basso, dai cittadini, e devono arrivare alla politica. Quindi il GAL era diventato quasi una spartizione di poltrone, non calandosi sulla realtà dei cittadini. Io ti do il posto perché quello è del PD, quello è del PDL, così ha funzionato. Quindi quell'idea che dice Stefano, intanto dà un'idea unificante che mi trovo d'accordo, la terra degli equi, perché dà anche un'identità storica a questa valle, perché in passato anche noi l'abbiamo chiamata Valle del Cavaliere, che indicava comunque una zona ben delimitata, ma non gli dava un'identità storica. La terra degli equi, perché erano i primi abitatori di queste zone, ci fornisce anche un'identità storica. Mi trovo perfettamente d'accordo, come mi trovo perfettamente d'accordo il fatto del GAL. Il problema è che poi Stefano sa le difficoltà poi di far ragionare le istituzioni, perché per fare il GAL servono un certo numero di abitanti, e non è che due paesi possono decidere di fare il GAL, oltre alla sinergia con la regione, però bisogna unire le forze perché si deve raggiungere un certo numero di abitanti. Stiamo lavorando per questo, il comune di Camerata, il sindaco, io credo anche gli altri, poi quando stanno a disposizione, cerchiamo di costruire qualcosa di positivo sia per il comune di Camerata, che ha tutte le condizioni adesso, anche politiche, e per tutto il territorio della Valle della Terra degli Equi. Della Terra degli Equi, che è uno sviluppo ecosostenibile che dia la possibilità di questi territori, questi paesi, di non farli morire e di farli continuare a vivere per il bene dei cittadini. Io vi ringrazio. Dire una cosa riguardo alla terra degli Equi, è un problema, perché io ho visto dalla piantina che è stata pubblicata, riguarda la terra degli Equi è un po' più ampia, in quanto riguarda, va fuori della regione Lazio e comprende anche Rocca di Botte, Carzoli, tutta quella zona di là, che era parte integrante della terra degli Equi, per cui bisognerebbe il problema è tra le regioni, lì si parlava di leggi per le aree di confine, era pure parlato di queste leggi di aree di confine. Secondo me era un po' insomma, sta lì è un po' anche il ragionamento è stato fatto, il problema è che allo stato attuale dobbiamo mettere in moto un meccanismo che, mentre in Abruzzo è una terra agricola per definizione, quindi loro i galli vanno sempre stanno molto più avanti di noi, basta fare 100 metri e venire in Lazio e qui è un disastro con queste versate. Quindi prima impariamo noi a fare i galli come vanno fatti e non come sono stati fatti, ma come andrebbero fatti, e poi dopo possiamo parlare. Si possono fare coordinamenti di galle, questo si possono fare. Quindi però prima bisogna farlo. Certo. No, era soltanto per una questione di gioco. Esatto. Allora, io prima di dare la parola al sindaco di Riofreddo, Caffari, volevo evidenziare che chiaramente noi abbiamo invitato tutti,
Ci dispiace far notare, però la devo far notare, che manca la presenza del parco dei Monti Timbruini, che sono stati invitati sia il commissario che per motivi logistici. No, vi devo riferire che il commissario che da me è stato contattato sta fuori dall'Italia e mi manda i saluti e si scusa perché non essendo in Italia non può partecipare. Però non ha nemmeno delegato nessuno dei dirigenti, considerando che c'ha 70 dipendenti, almeno uno poteva delegare a farlo venire. E io questo per quanto riguarda come associazione, volevo farlo notare perché è da notare il tipo di attenzione che appunto l'ente parco dei Monti Timbruini ha nei confronti di questo territorio. E ce ne sono pure altre cose, stiamo facendo delle campagne di informazione su questi discorsi, quindi vale la pena comunque notare che un'iniziativa un po' per noi importante, come quella della Bracciolata, ricordo l'incendio, manca. E i rappresentanti dell'ente parco, nonostante l'invidio, appunto, a parte il saluto del commissario che ha fatto tramite il sindaco, insomma, fisicamente non ce l'abbiamo. Quindi passa la parola al sindaco Iofredo. Innanzitutto buongiorno a tutti, ringrazio la